Allora, mi pare che siamo in perfetto orario e io comincio subito dal titolo di questa mia chiacchierata, dove compare una parola non usuale nei discorsi dei giuristi, che è la parola narrazione, che non sta lì, come dire, per una specie di furberia, per accreditare in un festival della letteratura. La parola narrazione appartiene proprio di diritto alla letteratura, per accreditare in un festival della letteratura il fatto che si parli di un libro, di un giurista. C'è una ragione culturalmente molto più complicata che io non è che voglia raccontare in ogni dettaglio, ma alla quale devo fare riferimento. E questo discorso sulle narrazioni comincia verso la fine degli anni 70. C'è anche un dato cronologico preciso, il 1979, quando esce il libro di un filosofo francese che si chiama Lyotard e che si intitola La condizione postmoderna. Perché lo racconto? Perché questo è un libro dove è stata resa esplicita una tesi che poi ha avuto larga fortuna negli anni successivi, secondo me anche troppa fortuna per le ragioni che dirò subito, cioè è stata certificata da questo libro la morte dell'ideologia, cosa che è stata molto discussa in questi anni. Anzi, come nel discorso di Lyotard preso poi alla lettera da molti altri, la fine delle grandi narrazioni. Quali sarebbero queste narrazioni? Ne sono state indicate tre, le tre narrazioni che hanno, come dire, accompagnato la modernità: l'illuminismo, l'idealismo e il marxismo. E ormai non ci sarebbe più spazio per grandi narrazioni, ma soltanto analisi di questioni locali. Non ci sarebbe più nessuna possibilità di guardare in termini universali a ciò che accade nel mondo. Ora, questa tesi può essere discussa, e non lo farò qui, non ho neanche tutte le competenze per farlo, dal punto di vista teorico, ma certamente è stata smentita dai fatti, perché in questi anni, dal 79 in poi, con una progressione anche abbastanza impressionante, un'unica grande narrazione ha cominciato a percorrere il mondo e in qualche modo a impadronirsene, ed è stata la narrazione dell'economia. Il mercato come unica legge, anzi, se io potessi dire come unica legge naturale, che è la legge che impone a tutti i singoli, gli organismi collettivi, gli stati, di essere soggetti a questa narrazione. Non se ne può uscire. Direi che noi stiamo vivendo in Europa, in questa fase, in modo particolare, questo modo di intendere il mondo, e cioè che l'unica regola è quella dell'economia. Da Bruxelles arrivano, parto su questo dato, finirò su questo dato, arrivano da Bruxelles una serie di indicazioni più o meno vincolanti per i 27, anzi oggi 28 stati dell'Unione, per quelli più deboli economicamente in modo particolare, che indicano quali sono i criteri ai quali ci si deve riferire. E attenzione, questi sono criteri che finiscono poi per incidere direttamente sui diritti, perché i diritti incisi da questa situazione, lo sappiamo in questo momento, sono il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, che sono diritti fortemente condizionati dalla possibilità di muoversi indipendentemente da regole economiche troppo stringenti. Ecco dov'è la connessione. Certamente tutto questo è stato favorito da una serie di fattori, primo tra tutti quello della cosiddetta globalizzazione. Il mondo globale si è sottratto a quelle che erano alcune modalità di tutela dei diritti, di modo di guardare ai diritti da parte dei singoli o degli stati, perché le frontiere non sono più quei confini insuperabili. E questo è evidente se noi facciamo riferimento a quello che è, lo possiamo dire, il più grande spazio pubblico che l'umanità abbia conosciuto, che è Internet. Nessuno di noi, quando va su Internet, si preoccupa dell'esistenza di un confine. Quando
digita una domanda su Google, su Yahoo o qualsiasi motore di ricerca, non gli interessa da dove viene la risposta. La risposta può venire da qualcuno che è a grande distanza da quello in cui non ci troviamo, ma mi può venire da un sito lontanissimo. E quindi il confine lì non ha più senso, e non ha, oltre al senso, non ha più realtà. E questo pone immediatamente un problema, perché fino a un certo punto la tutela dei diritti era affidata allo Stato nazionale, ai suoi giudici. Voi sapete che c'è una frase storica proprio della lotta per i diritti, quando Federico il Grande, che aveva un castello vicino Berlino a Sanssouci, aveva qualcosa che lui non voleva avere davanti agli occhi perché gli ostacolava il panorama, ed era un mulino di un signore, e lui allora non si andava troppo per il sottile, glielo vuole portare via. Un giorno il mugnaio di Sanssouci incontra Federico il Grande e gli dice: ci saranno pure dei giudici a Berlino. Ecco, questo ci dice in sostanza qual era l'idea dei diritti della modernità, e cioè che anche di fronte all'imperatore, attenzione, un po' meno democratico di quanto siano gli stati nei quali viviamo, anche di fronte all'imperatore c'è il potere del giudice, un potere del giudice che serviva appunto a garantire diritti individuali contro la prepotenza del potere. Allora ecco che arriviamo al punto nodale: i poteri che ci sono oggi, il modo in cui si organizzano e chi può contrastare. Ecco la ragione per la quale io ho usato l'espressione narrazione dei diritti, perché se noi guardiamo il mondo globale, evidentemente i controlli, i contropoteri, gli strumenti di equilibrio che avevamo inventato per gli stati nazionali funzionano poco, non funzionano per nulla, perché erano gli stati nazionali, da un certo punto di vista, rispetto a una società multinazionale che ha sede in decine, anzi in più di 100 stati, evidentemente il suo potere non riesce ad arrivare al cuore di quello che è il vero potere transnazionale. Google negozia come uno Stato con gli stati nazionali. Novartis, la grande società farmaceutica, negozia con gli stati nazionali. L'unico contropotere che finiscono con l'incontrare, e questo è un dato storico degli ultimi tempi, è esattamente la questione dei diritti. In questo momento, voi sapete, a bene, una grande questione di potere legata a che cosa? Al fatto che è venuto fuori che gli Stati Uniti usano un programma di ricerca che finisce col controllare strettamente le nostre comunicazioni elettroniche, e tutto questo ha rinverdito una parola che sembrava un po' respinta sullo sfondo, più retorica, più legata, come dire, alla tutela di piccoli interessi, la parola privacy, che io uso avendo frequentato un po' negli anni passati, e potrei dire ne sono, fin troppo me ne sono occupato, ma in questo momento è tornata perché? Perché di fronte al prepotere congiunto di un potere statuale che si presenta come potere planetario, ma perché i confini non ci sono, perché io posso andare in rete e trovare tutti i dati di Stefano Rodotà, perché io posso chiedere a Google o a Yahoo, che ha molte mie informazioni, perché tutte le volte che io mi servo di Google come motore di ricerca, io lascio una forte traccia di ciò che ho fatto, e dunque io mi rivolgo a questi soggetti e ho un potere su me. E qual è la risposta in questo momento? Anche molto forte, anche molto intensa, ed è quella: dobbiamo ricostituire le modalità, le ragioni, i fondamenti di una tutela dei dati personali, ma non per consentire a ciascuno di chiudersi in una specie di bozzolo nel quale nessuno deve entrare, ma perché questa è una condizione della libertà, di non essere tutelato dagli altri. Quindi anche diritti vecchi, la privacy nell'Ottocento era considerato il diritto dell'età dell'oro della borghesia,
coloro i quali vivevano, cioè, nelle condizioni difficili della città industriale del tempo, quella che hanno illustrato in particolare Engels con gli elementi tratti dalle inchieste che faceva il Parlamento inglese, erano condizioni di vita terribili, che sono le condizioni che ritroviamo oggi in molti luoghi del mondo, Stati Uniti compresi, perché c'è tutta una serie di periferie degradate dove la vita delle persone è inconciliabile con l'idea di privacy intesa in senso largo, cioè non solo mancanza di controllo degli altri, ma dignità del modo di vivere. Ecco, allora di fronte a questi dati di realtà, noi vediamo emergere la forza dei diritti, perché in questo momento, questa specifica questione è diventata un punto di paragone. Al G20 in corso a San Pietroburgo una serie di stati hanno detto: noi chiederemo conto ad Obama della necessità di tutelare i dati dei cittadini ovunque essi siano nel mondo. Ma ci sono tante altre situazioni, perché quando voi leggete che lo studente iraniano a rischio di galera manda le immagini di quello che avviene in una manifestazione con il suo telefonino, quando fanno lo stesso, hanno fatto lo stesso i monaci birmani, quando arrivano le proteste da parte delle donne africane che rischiano le frustate per affermare il loro diritto di vestirsi come meglio credono, quando cominciano ad arrivare le notizie degli scioperi delle fabbriche cinesi. Ma attenzione, questi non sono soggetti che sanno che nel 1789 a Parigi, nell'agosto di quell'anno, fu scritta la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Non sanno che 3 anni prima, nel 1776, nell'altra sponda dell'Atlantico, veniva fatta lo stesso tipo di richiesta. Non voglio dire che c'è una sorta di rivincita naturale dei diritti, ma c'è una maturazione nella coscienza collettiva universale. Ecco, io non ho paura a questo punto di usare la parola universale. Perché? Perché è quello di cui cercherò di parlare un po' più specificamente, è la vita delle persone che si afferma attraverso la necessità di riconoscimento e tutela dei loro diritti fondamentali. Questo è un punto oggi molto forte. E la narrazione dei diritti, cioè l'esistenza di fronte a quella che sembrava l'unica narrazione ammissibile, quella del mercato, c'è la narrazione dei diritti che afferma le sue ragioni. Ecco perché io ho enfatizzato ed enfatizzo, cosa che non piace a tutti, perché questo mette in discussione molti degli stereotipi localistici, individualistici dell'idea dei diritti. Vi dirò subito, è il mio punto di vista. Io non mi sono mai sentito portatore di verità, ma cerco di analizzare i fatti che ho di fronte. Questa è oggi, e vedremo i casi specifici, l'unico vero potere in condizione di contrastare questo potere che sembrerebbe naturale, rappresentato dalle leggi di mercato. Ora, i nemici dei diritti però sono molti. Se qualcuno di voi ha avuto occasione nelle settimane scorse di leggere anche sui giornali italiani un documento che circola all'interno del Partito Comunista Cinese, ci sono 7 vizi capitali dell'Occidente che vengono indicati, ma 2 imperdonabili: la democrazia e i diritti. Guardate, questa non è una, sembrerebbe una presa di posizione ideologica, sono gli eredi unici legittimi rimasti del comunismo, e quindi per loro questo tipo di impostazione è legato in modo irrimediabile a una logica borghese. Storicamente non sarebbe neanche una stupidaggine, perché la rivoluzione del 1789 in Francia è la rivoluzione della borghesia. Però attenzione, perché poi l'Europa ha conosciuto anche, diciamo, la rivoluzione della classe operaia, che ha determinato dalla prima guerra mondiale in poi un cambiamento delle costituzioni. Ma torniamo al punto di partenza. Non è una ripulsa ideologica, non è
anche in Cina si richiama alle origini pure dure dell'ideologia marxista, si fa in quel momento una polemica diretta con ciò che sta avvenendo in quel paese, dove i navigatori di internet chiedono libertà di accesso alla rete, chiedono la possibilità di usare l'anonimato. E badate, l'anonimato non è soltanto qualcosa dietro il quale si nasconde colui il quale magari insulta in rete un'altra persona. L'anonimato dal punto di vista dei diritti è fondamentale per esprimere liberamente la propria opinione. Fate il caso di un dissidente politico che è stato obbligato a lasciare il proprio paese, ma vuole continuare a operare politicamente per quanto riguarda proprio le vicende del paese che è stato obbligato a lasciare. Oggi lo può fare. Una volta bisognava cercare di far entrare, come facevano gli antifascisti italiani, che erano soprattutto a Parigi, far entrare in Italia dei documenti, dei volantini, degli scritti. Ed era molto faticoso, molto rischioso. Oggi questo si può fare attraverso la rete. Però se si identifica la persona che in rete sta parlando e rivendicando i diritti per il proprio paese, si identifica il nome. Qual è il rischio? Di rappresaglia, magari non nei suoi confronti, che nel paese dove si trova è adeguatamente protetto, ma per i suoi familiari, per i suoi amici. Quindi l'anonimato in questo caso diventa non lo scudo di colui il quale vuole diffamare impunemente gli altri, ma la tutela della libertà di manifestazione del pensiero e della possibilità di tutelare la democrazia. Quindi queste sono rivendicazioni che ci sono in Cina, accanto alle quali ci sono anche negli ultimi anni, cosa di cui non sempre si ha adeguata notizia, ci sono stati scioperi nelle fabbriche cinesi. E quindi la rivendicazione di diritti, in questo caso il diritto di sciopero, è qualcosa che insidia un governo dell'economia ferreamente affidato a che cosa? Per esempio alle condizioni di lavoro terribili, perché ci sono state molte inchieste su quella che oggi è la più grande fabbrica del mondo, la Foxconn, più di 3 milioni di dipendenti, da dove vengono molte delle componenti di questi strumenti che noi adoperiamo e dove le condizioni di lavoro sono state per poco migliorate, le condizioni di salario sono state un po' migliorate soltanto perché il virus democratico del diritto di sciopero e della protesta associata, non individuale, dei lavoratori ha cominciato a penetrare. Dunque l'ostilità nei confronti dei diritti in questo documento cinese non viene dalla necessità di rispettare un'ideologia che in questi anni è stata abbondantemente abbandonata a vantaggio di logiche di mercato altrettanto spinte di quelle che noi troviamo nei paesi nei quali viviamo, ma dalla necessità di tutelare dal rischio della libertà e della discussione l'assetto politico che in quel momento c'è in quel paese. Il potere in qualche modo è sempre infastidito dai diritti. Questa non vi sembri una espressione enfatica, retorica o eccessiva, è un dato di realtà, perché ogni potere, anche il potere democratico, in qualche modo fa emergere situazioni che poi magari vengono qualificate con la parola oggi fin troppo adoperata, emergenza, per eliminare diritti. Ecco, io credo, come si è difeso Obama di fronte alla questione? Io parlo, ed è giusto parlare, solo di paesi che hanno un tratto autoritario o dittatoriale per quanto riguarda il loro regime politico. Nei nostri paesi è stato giustificato con l'emergenza. Noi abbiamo bisogno di essere tutelati contro i rischi, quindi raccogliamo il maggior numero di informazioni possibili, e sappiamo che questo mette in discussione libertà personale, ma c'è un superiore obiettivo che è quello della sicurezza del paese che deve essere garantito. Ora, questo è un altro punto che può essere ampiamente discusso e a poche e non adeguate basi materiali,
perché questo tipo di raccolta senza confini, con una specie di pesca a strascico di qualsiasi informazione, poi crea enormi problemi, perché gestire grandi quantità di informazioni non è facile. Se io posso raccontare un piccolo dato di esperienza, io presiedevo dopo l'11 settembre il gruppo dei garanti europei, quindi sono stato coinvolto nelle trattative tra l'Europa e gli Stati Uniti proprio per quanto riguardava i dati personali. Ora, eravamo una volta a Washington, eravamo nel neonato Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, il Ministero dell'Interno, loro non avevano pensato fino a quel momento il Ministero dell'Interno. E in questo neonato ministero, che era nelle mani di persone durissime, mentre noi discutevamo, viene un signore che mi dice: senti, per favore, te lo dico io prima che te lo racconti qualcun altro, non usare polemicamente questo dato, ma stamattina il Dipartimento dei Trasporti ha autorizzato, adesso non mi viene in mente qual era il capo del, il nome di quello che era il capo del comando che andò all'assalto delle Torri Gemelle e che morì lì, dicendo: ha autorizzato la prosecuzione dell'istruzione aerea per questo signore, nel senso che i dati posseduti dal Ministero dei Trasporti non avevano, siccome era tutto affidato ai meccanismi burocratici, c'era una richiesta, non c'era stata nessuna comunicazione con il resto del mondo, perché quello era un nome che era, e loro avevano mandato avanti come ogni burocrate la pratica, e la pratica aveva concesso a questo signore morto e terrorista ormai riconosciuto la possibilità di continuare la pratica dell'istruzione di volo nello Stato degli Stati Uniti dove si trovava. Quindi c'è un problema, ma devo dire che c'è un problema anche di tutela dei diritti. Io credo che ci sia in Italia un sostituto della Procura della Repubblica a Milano che si chiama Armando Spatano, che non ha mai fatto concessioni, per così dire, alla necessità di ottenere dati per le indagini. Ha scritto un impeccabile articolo in cui ha spiegato che il problema quando si indaga non è quello di andare alla ricerca di qualsiasi informazione, ma di avere la capacità di cercare le informazioni giuste, non accumulare un'infinità di dati che rischiano di implicare diritti di persone del tutto estranee, ma di orientare la propria ricerca nelle direzioni corrette. Quindi questo è un primo discorso. L'emergenza può essere un modo per far nascere che cosa? Per far nascere uno stato della sorveglianza, un regime del controllo generalizzato che va al di là di quelle che sono le stesse esigenze di tutela della sicurezza dello Stato. Così come i grandi motori di ricerca, le grandi società, i grandi padroni del mondo, perché oggi se c'è un grande padrone del mondo è certamente Facebook. Facebook ha più di 1 miliardo di aderenti, se noi vogliamo usare i criteri storici, è il terzo stato del mondo, la terza nazione del mondo, dopo l'India e dopo la Cina e dopo l'India. Il popolo di Facebook ammonta a più di 1 miliardo di persone e non è facile anche lì governarlo in modo autoritario, che voi sapete che Mark Zuckerberg, l'inventore straordinario di questo strumento, questa rete sociale, a un certo punto ha detto: la regola della privacy non esiste più, è finita come regola sociale, perché voi in realtà volete mettere le vostre informazioni in rete e questo è il vostro desiderio. Poi si è accorto piano piano che aveva reazioni all'interno del suo stesso popolo, e quindi oggi tutte le grandi società, Google, Yahoo, Facebook, si affannano a dire: noi garantiremo la vostra privacy. Ma qual era la ragione per cui Zuckerberg diceva: voi non avete più privacy, la regola della privacy come regola sociale è finita? Non era di nuovo una teorizzazione, voleva dire questo: i dati che voi mettete su Facebook sono miei e io li posso recuperare come meglio preferisco, per costruire profili, per venderli a altri soggetti, cioè faccio diventare i vostri dati
una merce. Questo è il passaggio storico che noi dobbiamo affrontare, e cioè il fatto che le persone in un sistema globale caratterizzato dalla prevalenza del dato economico, le persone tendono a essere degradate a cose, a oggetti, a merci, e con essi i loro diritti. Perché quando si dice che, per esempio, io devo ridurre la tutela della salute, devo ridurre i finanziamenti a favore dell'istruzione pubblica, che sto dicendo? Sto dicendo che tu avrai tanta salute quanta ne potrai comprare sul mercato, perché queste riduzioni non incideranno sulla possibilità di essere curati per coloro i quali hanno la disponibilità economica, ma incideranno pesantemente su coloro i quali questa possibilità non ce l'ha. Lo stesso per l'istruzione: nel momento in cui rendo difficile l'accesso all'istruzione pubblica, io avrò tante maggiori possibilità per me, per i miei figli e per i miei nipoti di avere buona istruzione, anche se poi una ricerca, anche qui, non di un organismo sovversivo, la Fondazione Agnelli ha dimostrato che le scuole private sono di qualità inferiore a quello che è il sistema di istruzione pubblica, malgrado tutto quello che ha. Perché noi rischiamo, io uso questa espressione che credo sia corretta, il ritorno alla cittadinanza censitaria. Che cos'era nell'Ottocento la cittadinanza censitaria? Che non era un affare soltanto dell'Italia, la maggior parte degli stati europei, la totalità, ammettevano al voto. Chi ammettevano al voto? In primo luogo solo i maschi, questo è il primo dato di realtà. In secondo luogo, alfabetizzati, cioè che sapevano leggere e scrivere, o che almeno sapevano fare la loro firma. Terzo, i maschi alfabetizzati maggiorenni che avevano un reddito minimo superiore a una cifra indicata. Cioè la condizione dell'esercizio dei diritti politici era la proprietà, era la disponibilità di risorse economiche, cioè i diritti non erano qualcosa che mi venivano riconosciuti in quanto persona, ma in quanto proprietario di una certa quantità di beni. Oggi noi stiamo correndo questo rischio, perché quando io dico, sono stati in più di un giornale delle inchieste con nomi e cognomi di persone che dicevano: io non posso farmi curare perché non ho il denaro per pagare il ticket. Questo è un dato molto importante e che mette in discussione una delle formule dei critici dei diritti, perché i critici e i nemici dei diritti si annidano nelle parti più varie, e si dice anche, possiamo ancora usare l'espressione, nell'area o nella cultura di sinistra, forse sì, continuiamo a usarla con molta buona volontà, allargando i confini, anche con la speranza che questi confini poi non si riducano troppo. Allora all'interno si dice: ma i diritti, questo è vero, ma tutti i diritti in realtà hanno un costo, perché andare a votare costa, perché si devono organizzare le elezioni, la scuola costa, l'amministrazione della giustizia costa, quindi c'è un legame tra risorse e diritti. Ma io vorrei capovolgere per un momento questa impostazione. Certo, i diritti costano, allora io vi faccio due esempi. Uno l'ho già fatto: le persone che non si fanno curare perché non hanno il denaro per poter pagare il ticket. Che cosa succede? Che queste persone, non potendosi fare curare tempestivamente in fase preventiva, svilupperanno poi malattie più radicali, con costi umani e costi economici per il sistema della sanità pubblica maggiori di quelli che ci sarebbero stati se queste persone avessero potuto avere accesso alle cure senza quel ticket, al di là delle loro possibilità. Secondo esempio, un caso che continuiamo a discutere, l'Ilva di Taranto, che io non voglio esaminare da tutta una serie di punti di vista, ma da quello strettamente legato ai diritti. Si dice che lì ci sono due diritti in conflitto: il diritto al lavoro e il diritto alla tutela dell'ambiente e a
come era accaduto a Marghera, sono comparsi degli striscioni. Chi li ha letti non ha potuto mancare di avere un turbamento profondo. Meglio morti di cancro che morti di fame. Allora, c'è davvero questa incompatibilità tra diritti? Oppure, domanda, se i due diritti fin dall'inizio della ristrutturazione dell'arcivescovo di Taranto fossero stati tenuti in pari considerazione, non si sarebbe arrivato alla situazione, non si sarebbe arrivato alla situazione attuale, perché ogni misura riguardante la produzione doveva essere accompagnata dalle misure necessarie per tutelare l'ambiente. Io capovolgo la borgata, i diritti costano quando non vengono rispettati. Costano in termini economici e costano ancora più profondamente in termini umani. Perché uso questa espressione? La discussione di oggi prende lo spunto da un libro che ho scritto che si intitola Il diritto di avere diritti, titolo rubato, ma io non è che ho nascosto il furto, rubato ad Anna Arendt. Ma io qui vorrei ricordare qual è il brano da cui io ho estratto, rendendolo un po' più radicale, quell'affermazione, perché Anna Arendt dice questo: il diritto ad avere diritti o il diritto di ogni individuo di appartenere all'umanità dovrebbe essere garantito dall'umanità stessa. Dunque, noi andiamo alla radice dell'umanità. Quando parliamo di diritti, noi stiamo affrontando alla radice la questione della vita delle persone. Mi sono accorto dopo, perché quando si scrive non si è sempre consapevoli dei nessi o delle implicazioni che si stabiliscono, che poi io ho usato molto un altro riferimento, questa volta a filosofo come era Anna Arendt, peraltro Martha Nussbaum, che discutendo in un libro in modo molto intenso la questione delle reazioni all'omosessualità negli Stati Uniti, un libro molto rigoroso, niente affatto ideologico, perché per esempio analizza le decisioni dei giudici americani alla luce di questo punto di vista, dice che c'è tutto un pezzo di cultura americana che è stato fondato sulla politica del disgusto, che non è una politica soltanto che poi noi riscontriamo in quelli che hanno pregiudizi, che hanno voglia di discriminare, ma lei stessa dice: come reagirei io se sul mio pianerottolo venisse ad abitare una coppia di omosessuali che ha per esempio dei bambini? Quindi c'è un punto di fondo radicale, e il problema, le parole che usa Martha Nussbaum, è: bisogna passare dalla politica del disgusto alla politica dell'umanità, che sono esattamente le parole che usa Anna Arendt inconsciamente, ma l'inconscio ci fa tanti scherzi. Io ho usato due doposati, per carità, mi sono riferito, mi sono messo all'ombra di due grandi studiosi, ma tutte e due donne, attenzione, che hanno colto questo punto del passaggio dell'intera questione dei diritti nell'ambito del riconoscimento dell'umanità delle persone. E questo ci dice perché è importante la narrazione dei diritti, perché quando noi oggi parliamo di cittadinanza, abbiamo certamente l'idea aggressiva, becera, quella che fa insultare una ministra della Repubblica Italiana, per cui il riconoscimento di cittadinanza a bambine e bambini che sono nati in Italia, che magari hanno già fatto un lungo tratto nelle scuole e che dovrebbero, per essere nati in Italia, come si chiama secondo le vecchie parole, lo ius soli, vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, viene contestata in base a una idea di cittadinanza
legata a che cosa? Legata appunto a quel mondo di separazioni che era il mondo degli stati nazionali, per cui io ero chiuso all'interno dello stato nazionale ed ero cittadino di quello stato, avevo i miei diritti in quanto cittadino di quello stato, ma quando attraversavo la frontiera e andavo in un altro paese potevo perderli totalmente, perché non, se non c'era quella che si chiama la condizione di reciprocità. Quindi la cittadinanza era sì una garanzia all'interno dello Stato, ma era un rischio nel momento in cui io uscivo dalla rete protettiva dello Stato nazionale. E oggi noi sappiamo che questa rete protettiva non c'è, perché muoversi da un posto all'altro è diventato naturale in qualche misura, perché io vado in un altro Stato non solo per turismo, non solo per imparare, ma vado in un altro Stato ormai nella maggior parte dei casi perché? Per difendere la mia libertà, per vedere riconosciuto il diritto al lavoro. Le grandi migrazioni, ma guardate, noi siamo terra di migrazioni, abbiamo perduto la stessa nostra memoria. Se uno guardasse a guardare un film di Pietro Gelli che si intitola Il cammino della speranza e vede gli italiani che cercano di attraversare le Alpi per andare a cercare lavoro in Francia, sono abbandonati, muoiono nella neve. Noi abbiamo rimosso questa memoria. Abbiamo rimosso questa memoria. E la rimozione della memoria ci porta a essere più generosi. Generosità è parola che può non andare bene. Incapaci di riconoscere nell'altro l'umanità che vogliamo sia riconosciuta a noi stessi. È quello che oggi, quando noi usiamo la parola cittadinanza e l'associamo alla parola diritti e decliniamo quindi la formula come diritti di cittadinanza, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del diritto al lavoro, del diritto alla salute, del diritto all'istruzione, del diritto all'abitazione, che sono diritti che devono accompagnare le persone quale che sia il luogo del mondo nel quale si trovano. Questo è un punto che io vorrei ricordare, perché noi abbiamo avuto memoria e esperienza di quello che può accadere quando questo punto di riferimento, che ormai noi non possiamo scansare con una mossa infastidita, è stato messo in discussione. Non in un luogo, come dire, lontano, a Milano, qualche anno fa, è stato per un momento, poi per fortuna è intervenuto il Ministero della Pubblica dell'Istruzione, si voleva escludere dalla possibilità di iscriversi alle scuole dell'infanzia per i figli dei migranti irregolari. Cioè si negava l'umanità di queste persone, bambine e bambini che avevano 4, 5, 6 anni per ragione del fatto che i loro genitori erano in condizione di non legalità, non potevano essere ammessi nelle scuole. Sapete poi che lo stesso tipo di reazione si voleva realizzare attraverso l'obbligo imposto ai medici o comunque alle strutture ospedaliere di denunciare alle autorità di polizia i migranti irregolari che andavano a farsi curare. Cioè il diritto alla salute, qualcuno oggi dice il più fondamentale dei diritti sottoposto al vincolo della cittadinanza. Ci fu subito, lo devo dire, a onore della categoria dei medici, che non sempre si libera dei suoi limiti corporativi, ma una reazione molto forte dicendo noi non lo faremo. E vuol dire che ci sono gli anticorpi. Ci sono gli anticorpi che nascono dalla consapevolezza che ci sono diritti che non possono essere ignorati. E allora io ritorno ai bambini. Perché di poche settimane l'approvazione in Germania di una legge che prevede per le bambine e i bambini il diritto a essere iscritti in una scuola pubblica. E se non ci sono e se l'amministrazione locale dice non ho i denari, queste persone possono andare davanti al giudice
e dire io dovete imporre l'iscrizione di mio figlio, di mia figlia, e sarà l'amministrazione comunale a dover trovare le risorse necessarie. Cioè l'idea che ci sia poi una sorta di discrezionalità politica nel distribuire le risorse, per cui poi si può tranquillamente passare sopra i diritti delle persone dicendo questi diritti sono troppo costosi, è stata battuta in breccia da una legge, non in un paese lontano. E a Napoli, qualche mese fa, poco prima dell'estate, il comune si è trovato di fronte a questa situazione. Mancavano 300 maestri per le scuole dell'infanzia. E il comune, avendo la situazione finanziaria che conoscete, era vincolata dal cosiddetto patto di stabilità, non poteva fare nuove assunzioni. Il comune ha fatto queste nuove assunzioni. Naturalmente ci si è posto il problema, ma è legittimo tutto questo, non dovrà essere l'assessore che ha firmato questa delibera poi a pagare di tasca propria quegli stipendi perché ha fatto qualcosa di illegittimo. La Corte dei Conti, che non è un organismo in preda di non so quale frenesia rivoluzionaria, ha detto invece che in questo caso il confronto è tra un diritto fondamentale della persona, che è il diritto alla libera costruzione della personalità, di cui noi parliamo all'articolo 3, l'eguaglianza tra le persone, che aveva il sopravvento sulla pura logica economica. Ha detto in questi casi è ammissibile. Allora voi vedete che noi ci troviamo di fronte alla narrazione dei diritti che riesce anche a ridurre la pretesa della logica economica, che per carità io non considero affatto né secondaria né marginale, ma la pretesa di essere l'unica logica e l'unico strumento che può legittimare quali siano i diritti che devono essere riconosciuti. Questa è una storia unica, è una storia unica, ma che cosa ci dice? Ci dice molte cose che io riassumo. Io ho già parlato quasi tre quarti d'ora, quindi tra 10 minuti avrò finito, perché poi credo, io dico scherzando, se quello che io racconto lo so, mi interessa molto sapere che cosa pensate voi, quindi avere delle domande da parte vostra mi sembrerebbe molto utile. E allora c'è questo punto molto significativo che io ho esemplificato, ma sono degli esempi concreti, precisi, per cui la narrazione dei diritti è la narrazione della vita delle persone. Ecco perché è così importante. E nella narrazione della vita delle persone non possiamo più fare le distinzioni classiche per cui ci sono i diritti politici da una parte, poi arrivano i diritti civili, poi arrivano i diritti sociali, poi arrivano i diritti di quarta generazione, che sono quelli legati alla, chiamiamola, tecnoscienza, cioè all'informatica, alla biologia, alla genetica. No, poiché sono unificati intorno alla persona, i diritti sono indivisibili. Se io affermo il diritto alla libera costruzione della personalità, non posso poi distinguere, io ti riconosco qualcosa sul terreno dei diritti politici, ma non ti riconosco nulla sul terreno dei diritti sociali. Ti riconosco qualcosa, magari con fatica, sul terreno dei diritti civili, ma non ti riconosco nulla quando poi sono in campo i grandi poteri. È possibile una narrazione dei diritti come contropotere? Ma i dati ci dicono di sì. E io vi dico due casi molto precisi che si sono verificati negli ultimi tempi e che riguardano, da una parte, ho già accennato, le grandi raccolte di dati. Oggi, intimidite dalle iniziative che vengono prese in tutto il mondo dai cittadini, le grandi società Google, Yahoo, Facebook promettono più tutela della privacy. Ma sappiamo che la promessa che viene da chi è controinteressato non ci può illudere oltre, e quindi sono necessari impegni politici che traducano in diritti che devono essere rispettati quelle che sono esigenze ormai evidenti.
Ma voglio ricordarvi un altro caso, non molto tempo fa, pochi mesi fa. La Corte Suprema dell'India, l'equivalente della nostra Corte Costituzionale, si è trovata di fronte a questo problema. C'era un farmaco anticancro che Novartis, una delle, i padroni del mondo non ci sono soltanto nell'informatica, ci sono anche e moltissimi nel mondo della produzione dei farmaci, che voi sapete benissimo, l'accesso ai farmaci necessari è la condizione della tutela della salute. Bene, Novartis produce questo farmaco al costo di base $260 per ogni trattamento. Una società farmaceutica indiana lo produceva a $60. Allora, di fronte a questo problema, che coinvolgeva non solo grandi interessi economici, ma anche principi giuridici, perché Novartis diceva: io ho il brevetto per produrre questo farmaco, e se tu lo produci indipendentemente da una mia autorizzazione stai violando i miei diritti di proprietà. Come ha ragionato la Corte indiana? Ma ha ragionato come già aveva ragionato la Corte del Sudafrica, come già aveva ragionato la Corte della Thailandia, come già indirettamente avevano ragionato i tribunali brasiliani. Qui di nuovo c'è un diritto fondamentale della persona, il diritto alla salute, che non può essere negato in base al diritto di proprietà. Ha una logica puramente economica, è lo stesso discorso che vi ho fatto prima per l'insegnamento ai bambini. Il diritto fondamentale dei bambini a avere fin dall'inizio tutto ciò che è necessario alla loro libera costruzione della personalità batte la logica economica. È avvenuto lo stesso, ed è importante perché evidentemente, anche se c'è un aiuto pubblico, l'India, se si arriva a €60, può dare una mano. Se si deve arrivare a 260, anche l'aiuto pubblico diventa molto problematico. Allora voi vedete come l'associazione tra la consapevolezza che i diritti fondamentali non possono essere messi radicalmente in discussione e l'esistenza del giudice arbitrale, che questa volta può essere un giudice indiano, può essere un giudice sudafricano. Attenzione, dal sud del mondo, espressione che noi abbiamo sempre un po' adoperato, non voglio dire con disprezzo, ma dicendo tutto sommato si chiamavano paesi in via di sviluppo, anche in via di sviluppo culturale. Negli ultimi anni ci sono venute belle lezioni sul terreno della tutela dei diritti, che noi che apparteniamo all'elite dei diritti, quella che appunto alla fine del Settecento ha disegnato quello che era la mappa dei diritti, ecco, dovremmo avere un occhio, non voglio dire più umile, che è sempre sbagliata come parola a mio giudizio, ma più attento per ciò che avviene nel mondo. E che cosa ci dice? Che siamo di fronte a processi di universalizzazione. Quello che è stato sostenuto dalle teorie della postmodernità, che ormai le grandi narrazioni non ci sono più, che la possibilità di discorsi di tipo universale è impensabile, non solo impraticabile nel concreto, viene battuto in breccia da questi dati di realtà. E dunque noi dobbiamo fare i conti con tutto questo che sta avvenendo. Attenzione, giudice a Berlino, ma non solo il giudice tradizionale, perché quando si è saputo che in India e in Pakistan erano bambine e bambini che avevano poco più di 6 anni, che cucivano i palloni o le scarpe per Nike e Adidas, nessuno si muove, anche se l'India e il Pakistan avevano sottoscritto le convenzioni internazionali delle Nazioni Unite sulla tutela del lavoro dei fanciulli. Ma tanto che questa è una vecchissima storia, perché questa coincide con l'inizio dell'industrializzazione. Questo problema del lavoro dei bambini si pone in Inghilterra nel 1830,
quando comincia l'industrializzazione, e nel 1830 ci sono le prime norme sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, come si diceva allora con le nostre traduzioni un po' auliche. Ecco, si sono mossi non i giudici, non gli stati, perché anzi il Pakistan e l'India sostenevano che ci fosse una sorta di congiura dei paesi più ricchi che volevano evitare la concorrenza dei paesi più poveri, che passava attraverso sia i salari minori sia lo sfruttamento. E quindi i tribunali e gli stati erano in quel caso silenziosi e complici. È stato fatto da chi? Dalle organizzazioni non governative di una serie di paesi del nord Europa, soprattutto, che hanno detto: noi faremo una grande campagna pubblica per il boicottaggio dei prodotti di Nike e Adidas. E siccome non c'è bisogno di avere letto il libro di Naomi Klein su No Logo, il brand, la sigla, il nome, oggi è tutto. La gente non compra una borsa, compra Gucci. E vuole che ci sia scritto grande così, perché se no quella stessa borsa comprata senza quella scritta, magari anche rifinitamente, non gli interessa. Allora il nome è un pezzo dell'assetto economico di quella società. E hanno immediatamente dato quelle due società che ho nominato, me le voglio nominare per la terza volta, assicurazioni che il lavoro non sarebbe stato più affidato in quelle condizioni, anche con questa. Allora vuol dire che la narrazione dei diritti ha cominciato a investire anche la società nel suo insieme, e che quella che è la lotta per i diritti non è qualcosa che noi dobbiamo affidare unicamente agli altri, alle istituzioni, ai giudici, ma passa attraverso anche la nostra capacità di essere parte di questa lotta per i diritti. Questa è la grande novità della fase che stiamo vivendo. Se noi non abbiamo questa consapevolezza, e chiudo, anche se le cose da dire sarebbero molte, noi finiamo col trascurare due tratti. Perché quando si dice i diritti costano, la domanda è: ma come ripartiamo le risorse disponibili tra i vari impieghi necessari? Questo è un punto importante. Io lo dirò anche, qualche volta si dice non bisogna strumentalizzare l'attualità, ma bisogna anche avere paura di parlare di quello che accade. Scuola pubblica e scuola privata. Io sono ormai lontanissimo, quando ero piccolo, e è accaduto un po' di anni fa, nella mia Calabria, la scuola privata era denominata la scuola dei preti. Questo era il modo, ed era così perché c'era una gestione che tra l'altro aveva una lunga storia, perché fino alla nascita dello Stato moderno la Chiesa aveva il monopolio di due funzioni sociali importanti, l'anagrafe e l'istruzione. Il resto che poi vengono assunte dallo Stato. La Terza Repubblica francese, quella dell'Ottocento, venne chiamata la République des Instituteurs, la Repubblica dei Maestri Elementari, cioè la Repubblica che insegnava a tutti, bambini e bambini, quello che era necessario. Anzi, allora fu inventato il grembiule, quello che oggi qualunque ragazza o ragazza rifiuterebbe, per carità. Perché? Perché arrivando a scuola il bambino o la bambina di 5-6 anni non doveva avere immediatamente la sensazione della diseguaglianza. Sono vestito male mentre c'è chi è vestito bene. Il grembiule è allora l'eguaglianza passa per le strade più diverse che sono state. Ecco, oggi che cos'è la scuola? È il luogo dove noi dobbiamo imparare la conoscenza degli altri, che possono anche quelli essere quelli che vengono dal nostro quartiere, dal nostro giro di amicizie, dal nostro gruppo sociale, ma possono essere anche quelli che arrivano in Italia da mondi, culture, abitudini alimentari, fede, peli diversi. Dobbiamo imparare a riconoscerli subito. Se la scuola che noi finanziamo
è la scuola della separazione. Se lo finanziamo non con i nostri denari, ma con il denaro pubblico, noi prepariamo una società dei conflitti. E mai come in questo momento vediamo come proprio intorno a tutto questo ci sia un conflitto in atto, grave, devastante, che ha fatto emergere in questa società un fondo che noi dobbiamo affrontare, parlando di diritti, un fondo omofobico, razzista, anticomunista. Ma dobbiamo avere delle strutture, a cominciare dalla scuola, dove tutto questo viene non inculcato, ma che nasce, direi, quasi spontaneamente. Quando un bambino o una bambina è abituata all'età di 5-6 anni a convivere con chi ha abitudini alimentari diverse, una pelle diversa. Ora non posso dire parla in modo diverso, perché nel quartiere del centro di Roma, dove noi abitiamo, beh, ci sono ragazzine e ragazzini che parlano un romanesco ancora più stretto e convinto degli abitanti stessi del quartiere, quindi non vale più neanche tutto questo. E questa, allora, nel momento in cui, lo dico con grande convinzione, se la scuola è il grande spazio pubblico di formazione non solo della cultura ma della nostra umanità, perché riconosciamo nell'altro uguale a noi in umanità, quando c'è penuria di scarsità di risorse, io posso dare, io ritengo che sia incostituzionale, perché questo è scritto in Costituzione, che le scuole private devono essere senza oneri per lo Stato. Ma non voglio fare solo un discorso, ammesso che sia legittimo, ma lasciamo da parte questo, non troppo da parte, perché a Bologna quando si è fatto il referendum nessuno credeva che i cittadini bolognesi avrebbero votato contro il finanziamento alle scuole materne private, invece l'hanno fatto, e quindi anche c'è voce di popolo. Ma diciamo più concretamente, la Costituzione non dice solo quello, ma dice anche che lo Stato deve istituire scuole pubbliche di ogni ordine e grado, non le deve istituire sulla carta, devono essere scuole che possano funzionare senza che crolli il tetto, possano funzionare senza destituire gli insegnanti di dignità, che significa anche dignità. Che è andata via prima della pensione, ha detto forse io ho abbandonato un po' prima, sai perché? Perché un giorno c'era un ragazzo che parlava ininterrottamente al telefono in classe e io gli ho sequestrato il cellulare e ho detto per favore venga domani uno dei suoi genitori. È venuta la madre che è arrivata e mi ha apostrofato così: cara signora, lei ha sequestrato quel bel cellulare del nostro figlio perché lei è invidiosa, perché lei non può permettersi quel cellulare. Allora qui c'è qualche cosa. Allora ecco perché la scuola pubblica è centrale. E c'è un'ultima considerazione: possiamo avere una democrazia svuotata di diritti? Io credo veramente di no. Se posso fare un riferimento, noi di qualcuno riprendiamo questo discorso, perché si salta da un festival all'altro. La prossima settimana si va a Modena per la filosofia, a fine mese a Piacenza, dove io mi occupo di quello di diritto, e il tema sarà proprio le incertezze della democrazia. Può una democrazia vivere in una situazione di incertezza dei diritti? Certamente no. Ma questo, ripeto, mi pare una risposta che noi possiamo dare. Io sono contrario a quelli che dicono indipendentemente dai nostri punti di vista, invece dico dipendentemente dai nostri punti di vista, perché io sarei molto colpito di una persona che, affermando un'identità politica diversa dalla mia, dicesse no, l'eguaglianza non mi va bene, io voglio, dipendentemente da tutto questo. Possiamo ritenere che i diritti siano
negoziabili, purtroppo oggi è quello che accade, perché io ritengo, per esempio, questo è un caso, negli ultimi giorni la Fiat ha dovuto riammettere nelle sue fabbriche, nelle rappresentanze sindacali, la Fion, non perché gli iscritti alla Fion non è, siano andati a minacciare Marchionne, abbiano fatto sit-in davanti a casa sua, abbiano bloccato l'ingresso in fabbrica, ma perché hanno seguito la via dei diritti, sono andati davanti ai giudici. La Corte Costituzionale, alla fine, dopo i tribunali ordinari, dopo la Cassazione, ha detto che era illegittimo costituzionalmente escludere un sindacato dalla rappresentanza sindacale perché aveva espresso il proprio punto di vista non firmando un contratto, perché in questo momento, in quel momento, rappresentava dei lavoratori che erano contrari a quella vicenda. Se voi mi passate su questo punto un paragone che può apparire improprio, c'è stato un signore di cui voi conoscete il nome, che è Beppino Englaro. Beppino Englaro ha seguito per 16 anni la vicenda terribile dei suoi figli e sotto sotto, ma neanche tanto, si è manifestato soprattutto nell'ultima fase una insofferenza, cioè, ma perché questo signore ci sta rompendo le scatole sul diritto a morire con dignità? Perché avrebbe trovato infinite persone che poi senza clamore avrebbero staccato quella spina. Ecco, i diritti escludono l'ipocrisia, i diritti escludono la doppia moralità, i diritti escludono e io che sono amico di molti suoi avvocati, che ogni tanto mi dicevano: guarda, Beppino vuole fare questa cosa, ma noi rischiamo di farci dare torto. E invece aveva ragione lui, perché ha detto: io voglio seguire la via della legalità, non voglio, io sono convinto che la decisione giusta è quella che io sto chiedendo, ma non voglio che sia una manifestazione soltanto, non voglio dire del mio egoismo, ma del mio affetto, del legame che mi stringe a questa persona. Voglio che il mio comportamento sia conforme a legge. Allora vedete che una democrazia non può rinunciare a questi passaggi e deve molto a chi? Perché la narrazione dei diritti non è la narrazione di qualcosa di oggettivo, di distante. Chi sono coloro i quali narrano i diritti? Chiudo molto retoricamente: siamo tutti noi. La lotta per i diritti ci appartiene, non dobbiamo soltanto invocare che qualcuno intervenga, e lo dobbiamo fare, certo, cioè, ma Beppino Englaro, ma la Fiorno si sono rivolti al giudice, ma si sono rivolti partendo da una sacrosanta rivendicazione dei diritti, non sono stati zitti, non hanno accettato il consiglio a fare le cose in silenzio, non hanno accettato il consiglio di dire: ma lasciamo alla politica che questo tema venga risolto, lasciamolo alla lotta sindacale tradizionale, perché abbiamo visto che non sempre queste strade funzionano. E dunque io sono venuto qui, io ho fatto la mia apologia dei diritti, nei quali sono in maniera